Live Social. Bentrovati amici di Live Social, nuovamente qui, nuovamente insieme, ovviamente per dare voce a tutti i nostri ospiti, ospiti che ci portano nelle loro passioni, che diventano professioni, e in questo caso apriamo la nostra rubrica Medicina e Salute. Diamo il benvenuto alla nostra ospite della serata, è una dottoressa, una psicologa, e ci parlerà del training autogeno. Perciò buonasera alla dottoressa Federica Michelotti. Buonasera dottoressa. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera dottoressa, benvenuta a Live Social. Grazie, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui con noi, insomma, a parlarci di questa tecnica che comunque può sicuramente rivelarsi molto molto importante in alcuni momenti della nostra vita, soprattutto quando si entra in difficoltà. Prima di partire con la sua passione e con questa appunto tecnica, io vorrei ricordare agli amici di Live Social che Live Social è presente ovviamente sui social media, sto parlando di Facebook, quindi digitate Live Social, cliccate mi piace, seguite tutti i nostri hashtag, interviste, storie, e andate anche a cliccare mi piace alla pagina Facebook della dottoressa che è studio psicologico trattino D.SSA Federica Michelotti. Lo trovate ovviamente su Facebook, potete andare a vedere tutte le novità, tutti gli inserti appunto e tutte le foto, i post ovviamente di studio della dottoressa e di approfondimento, e poi condividete anche il video della nostra intervista insieme. Dottoressa. Bene, sì, grazie. Allora, torniamo a noi, io vorrei partire con la sua grande passione, una passione che comunque la porta a intraprendere questo percorso da psicologa. Ci vuole raccontare qualcosina in merito? Sì, sì, certo, volentieri. Io mi sono laureata nel 2005, sì. Una volta dato l'esame di Stato mi sono buttata nella professione, perché è una cosa che mi piace, occuparmi delle menti delle persone, aiutarle, è un lavoro socialmente utile, quindi certo. Essere a disposizione delle persone per aiutarle, no? A gestire dei particolari momenti della propria vita, ecco, mi è sempre stato un po' una mia aspirazione, ecco. Bene, molto bene, concordo appieno, e quindi insomma intraprende questo percorso anche a livello di studio che la porta a diventare psicologa e ad aprire poi tra l'altro anche uno studio, no? A Montecatini Terme. Esatto, e ho iniziato proprio con il training autogeno, perché mi sono resa conto che nel vissuto delle persone così concentrate nella vita, così assorbite dai problemi della vita quotidiana, spesso si dimenticano delle proprie sensazioni, delle proprie difficoltà, e spesso arrivano in studio con delle difficoltà già molto ben presenti, molto radicate. Bene. Quindi ci vuole spiegare un pochino che cos'è il training autogeno, dottoressa? Certo, allora il training autogeno è una tecnica di rilassamento che è utilizzata per conseguire un tipo fisico, quindi agisce su due piani, un piano fisico e un piano psichico, e questi due piani si influenzano reciprocamente, perché sappiamo che mente e corpo hanno un po' di pari passo. Certo. È stata messa a punto da un medico tedesco, Schultz, qualcuno ne ha sentito parlare, e a partire dalla sua conoscenza dell'ipnosi, per avere, aveva come obiettivo quello di ideare uno strumento che rendesse il paziente autonomo nell'esecuzione degli esercizi dopo un iniziale apprendimento guidato da un professionista, che in questo caso appunto è uno psicologo. Certo. E penso che sia proprio il punto forte del training autogeno, perché rende appunto autonomi dagli psicologi, per esempio, no? Perché dallo psicologo ci vediamo per un bel po' di sedute, insomma, per apprendere la tecnica, però una volta appresa è una tecnica che si può utilizzare quando... Anche da soli, insomma, no? Una volta appresa, penso... Lo riteniamo opportuno, perché poi ci sono tanti momenti nella propria vita in cui potremo averne bisogno, e quindi questo si può utilizzare.
Ecco, come funziona un po' il meccanismo d'azione? Cioè, quando dobbiamo praticare anche su noi stessi o su altre persone, aiutare, quindi favorire questo meccanismo di training autogeno, dottoressa? Allora, ci sono una serie di esercizi. Questi esercizi di base hanno lo scopo di creare uno stato di distensione muscolare che conduce a un abbassamento dei valori della pressione arteriosa, all'incremento dell'irrorazione sanguigna degli organi interni, un abbassamento della frequenza cardiaca e respiratoria, quindi tutta una serie di cambiamenti a livello fisico che portano quindi a un risultato a livello globale della vita della persona che si esercita con regolarità. E la persona, diciamo, riesce a sentirsi rilassata, più riposata, a reagire con più calma agli eventi esterni, a vivere con maggior tranquillità le situazioni ansiogene, migliorare le proprie prestazioni sportive, scolastiche. Quindi non soltanto in caso, diciamo, di necessità impellente, diciamo, un momento, un attacco, virgolette, di ansia. Ok, quindi anche sotto altri punti di vista, abbiamo sentito scolastico, sportivo. Sì, assolutamente. Anche in preparazione al parto, per esempio, per le gestanti, per avere, diciamo, un parto più sereno, meno doloroso, in varie situazioni, ecco, può essere utile. Certo. Beh, e questo è molto interessante, dottoressa, insomma, per chi ci stesse ascoltando via radio, per chi stesse guardando il video della nostra intervista insieme. Secondo me sono degli ottimi spunti di riflessione quelli che ci sta fornendo. Dottoressa, ci può così descrivere magari una situazione o qualche situazione in cui è necessario attivare questa tecnica? Certo, allora, sicuramente in tutti quei casi dove alla base c'è una problematica ansiogena, quindi per esempio sintomi psicosomatici come gastriti, coliti, cefalee tensive, dermatiti da stress, o bruxismo, chi soffre di bruxismo durante la notte, o insonnia, per esempio. Quindi magari fare del training autogeno prima di andare a dormire per distendere e rilassare i muscoli. Molto indicato. Di solito viene chiesto, appunto, una volta che viene imparato nello studio del professionista, viene richiesto che vengano ripetuti gli esercizi giornalmente. E una volta in cui viene di farlo è proprio per accompagnare il sonno, quindi farlo prima di addormentarsi è sicuramente una buona abitudine. Bene, molto bene. Allora, dottoressa, io vorrei dare i suoi contatti per permettere, insomma, agli amici di Live Social di magari iniziare un percorso con lei, perché no, di training per insegnare l'insegnamento, appunto, di training autogeno. E quindi vado subito a citare il numero di telefono 320 230 64 38. Questo è il cellulare. Vi ricordo l'indirizzo dello studio a Montecatini Terme, provincia di Pistoia, via Bergins, incrocio via Maratona. Questo è l'indirizzo fisico. Sì? Dottoressa? Sì, esatto, confermato. Ah, ok. Molto bene, allora andiamo avanti, proseguiamo con i social media, immancabile Facebook, cliccate mi piace, condividete il video della nostra intervista insieme, studio psicologico trattino D.SSA Federica Michelotti, e poi sito web www.d.SSA-Federica-Michelotti-Psicologa-Montecatini.it, Instagram D.SSA-Michelotti-Psicologa, e per finire c'è anche l'indirizzo email f.michelotti.psicologa@gmail.com. Tutto corretto, dottoressa? Esatto, sì, tutto corretto. Molto bene, allora in chiusura vogliamo fare un appello agli amici dei social media? Ma o un consiglio, una considerazione? Sì, mi piacerebbe che si considerasse l'idea di andare dallo psicologo, no? Oddio, sono matto, ma forse ho anche bisogno di pensare a me, e magari, ecco, utilizzare una tecnica come il training autogeno ci aiuta solo ad avvicinarsi di più a noi stessi, a riconoscere le proprie sensazioni, più Certo. Che di avere dei problemi. Bene, quindi anche qui, anche in questa intervista, possiamo dare il consiglio di prevenire prima di curare. Esatto.
E allora ringraziamo infinitamente la dottoressa Federica Michelotti di essere stata con noi, grazie di averci... Grazie di averci parlato appunto di training autogeno e di tutta la sua passione che riguarda ovviamente il mondo della psicologia. Grazie dottoressa. Grazie, grazie a voi. Arrivederci, arrivederci, buon lavoro, arrivederci. Buonanotte. Buonanotte. Live Social.